Buongiorno a tutti da Di Zona Mani in Pasta. Oggi torniamo nella mia amata panificazione. Allora, oggi faremo dei calzoncini party con pomodoro, ricotta forte e mozzarella. Vi dico subito gli ingredienti, guardate. Qua abbiamo 300 g di semola rimacinata mischiata con 300 g di farina di tipo 0, 330 g di acqua a temperatura ambiente, un cucchiaino di zucchero semolato, 12 g di sale, 20 g di olio di oliva e 180 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Naturalmente per gli altri lieviti li troverete tutti scritti in descrizione. Allora, nella nostra ciotola andiamo a fare un buchino al centro come al solito, oppure nella maglia, vedete? La farina prima la andiamo a mischiare. O lavorate sul tappetino oppure nella ciotola. Quindi facciamo il buco e ci mettiamo l'acqua. Versiamo l'olio, prendiamo la pasta madre meravigliosa e la inseriamo nel nostro liquido. Mettiamo anche lo zucchero semolato e andiamo a sciogliere la pasta madre all'interno. A questo punto amalgamiamo tutta la farina al lievito e ora possiamo aggiungere il sale. Impastiamo innanzitutto un po' in ciotola, lo versiamo poi sul piano di lavoro. E ora impastiamo fino ad ottenere un bel composto liscio ed omogeneo. Guardate che bell'impasto, bello morbido ed elastico. Formiamo una palla e la andiamo a pirlare. A questo punto useremo la stessa ciotola dove noi abbiamo impastato. Prepariamo una ciotola con un po' di farina, andiamo a massaggiare bene la pasta, meravigliosa, e la andiamo a mettere nella ciotola. Poi prendo un foglio di pellicola, carta trasparente, andiamo a coprire. E a questo punto questa ciotola la mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Ma detto questo, questa la mettiamo da parte perché la dovrò mettere in forno spento con lucina accesa. Ecco gli ingredienti. Allora, qua abbiamo 500 g di pomodorini, quelli gialli da pendola e quelli rossi. Due cipolle affettate, 200 g di mozzarella a pezzettini, 200 g di ricotta forte. La ricotta forte, come sapete, è pugliese, quindi questa è una ricetta per me veramente pugliese. E sale, origano e olio d'oliva. Quindi la ricotta forte con la mozzarella non andrà adesso nel ripieno, ma alla fine, prima di chiudere i nostri calzoncini party. Però adesso dobbiamo preparare il soffritto e andiamo sulla nostra cucina. Ho acceso il fornello a fiamma moderata e andiamo a mettere una pentola antiaderente, una bella rodata d'olio d'oliva. Mettiamo la cipolla, mescoliamo e facciamo rosolare. Ora aggiungiamo i pomodorini, il sale, poi assaggiate, l'origano. Ora mescoliamo e andiamo a cuocere per circa 15 minuti. Ci vediamo dopo. Ok, possiamo anche spegnere, adesso lasciamo intiepidire, magari lo mettete anche in una ciotola. Aspettiamo la lievitazione della nostra pasta e ci vediamo dopo! E dopo che la nostra pasta ha lievitato, andiamo a spolverare con della farina sul piano di lavoro o tappetino e ci adagiamo questa meravigliosa pasta. Ora spolveriamo una spatola, anche la nostra pasta meravigliosa che come potete vedere ha lievitato benissimo perché si vede dalle bollicine. Guardate qua. Allora, adesso vado a dividere la mia pasta con una dose di ogni pezzo di 55-60 grammi. Se poi voi volete fare dei calzoni più grandi, naturalmente potete fare una pasta più grande di peso. Quindi me la vado a dividere. Ora andiamo a pirlare ognuno di questi pezzi in questo modo, vedete? Facciamo questa pirlatura e oltre a questa pirlatura nelle mani andiamo a pirlare anche così. Arrotondiamo la nostra pallina. Mi raccomando, metteteli distanziati un po' tra loro perché questi poi durante la seconda lievitazione cresceranno. Andiamo a spolverare un po' di farina perché questi, a differenza delle altre panificazioni, li dovremo lasciare qua sul tappetino. Quindi applichiamo la stessa pellicola che abbiamo usato sulla nostra ciotola e ora li facciamo rilievitare per un paio d'ore. Naturalmente, se parliamo di lievito di birra, un'ora circa basta. Ok, tra un paio d'ore ci vediamo perché poi dobbiamo farcire e friggere perché questi andranno fritti. A dopo!
Trascorso il tempo, togliamo delicatamente la pellicola dalle nostre palline e che faccio? Ne vado a prendere una, mamma mia, che bellissima, guardate questa pasta meravigliosa. Vado a spolverare, come potete vedere ho tirato un tappetino da quella parte e ne ho preso un altro, però voi potete fare tranquillamente su un piano di lavoro. Allora, vado a stendere la mia pasta fino a creare un bel cerchio. A questo punto riprendo il pomodoro che abbiamo soffritto e lo metto su una metà. Naturalmente si possono farcire con tante cose, e si può sostituire la ricotta forte con il gorgonzola, potete sostituire con salami, con salumi, con formaggi, con cosa volete voi. Allora, ritorniamo a noi, i pomodori, qualche pezzettino di mozzarella, a seconda della grandezza che userete per il vostro calzoncino, e la ricotta forte, e questo è il tocco, proprio il tocco pugliese che vi volevo dire, no? Allora, adesso prendo la metà, vado a richiuderla per bene, pigiando con le dita, io ve ne faccio vedere soltanto una, sposto un attimo, pigiamo con le dita, io uso fare il cordoncino, per esempio, facciamo questo lavoro, mi piace tantissimo usare, fare il cordoncino perché ha una chiusura particolare e mantiene perfettamente, vedete? Eccola qua, altrimenti potete spennellare il bordo con un po' d'olio un po' o un tuorlo e lo andate a chiudere con una forchetta. Eccolo qua, come ho fatto questo mi andrò a fare tutti gli altri e poi li andremo a friggere. Non c'è bisogno più di lievitazione perché poi partiremo dal primo che è stato fatto per poter friggere. A dopo. Ecco qua, ho fatto arrivare l'olio a temperatura, come potete vedere, adesso olio di semi di girasole, adesso immergiamo i nostri calzoncini e li andiamo a friggere. Quando si saranno dorati da un lato, li rigiriamo dall'altro. Aspettiamo un altro po'. Guardate che meraviglia! Ok, io me li vado a fare tutti e ci vediamo all'assaggio! Non vedo l'ora, mamma mia, guardate! E questo è l'interno, guardate la ricotta forte. Allora, io vado ad assaggiare, naturalmente, guardate, madonna mia, che spettacolo! Che spettacolo, che spettacolo! Dire spettacolo è poco, dire sublime è poco, mamma che spettacolo, buona! Croccante all'esterno e dentro, ma io una cosa ve la devo dire, se volete sapere veramente il gusto reale di questi calzoncini patti, diciamo pure pugliesi perché c'è la ricotta forte, li dovete fare, solo così saprete che è uno spettacolo. Guardate, guardate che spettacolo all'interno, sono felicissima, straordinariamente felice. Allora, io con questo chiudo, vi mando un grosso bacio e appuntamento alla prossima ricetta. Ricordate, mi raccomando, che in ognuno di noi brilla una luce. Se noi troviamo il buono anche dove c'è un po' di cattivo, ricordatelo sempre, la felicità la troverete. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Manimpasto, alla prossima, ciao.